Mister, il Como esce sconfitto, tre punti persi per un Como che ha fatto vedere nel primo tempo di meritarsi nella posizione alta di classifica, poi tanti episodi hanno in inciso su questa gara. Sì, l'analisi giusta, secondo me è una partita equilibrata tra due squadre forti e come dicevo prima un suo collega, queste partite qua vengono decise da, da episodi ovviamente anche dai, dai giocatori bravi. Insomma, quindi... Onore al merito di Noé, che ha fatto una gran cosa in occasione del rigore. Peccato, come dicevo prima, che nel momento in cui la partita si era messa in una certa maniera e potevamo provare a gestirla e a condurla diciamo, in porto, invece siamo caduti in un'ingenuità clamorosa e lì ovviamente è cambiato tutto. Insomma. Avete cominciato il secondo tempo in superiorità numerica, questo sembrava a vostro favore e poi. I due ragazzi insomma, hanno commesso veramente genitalità. Ha detto qualcosa giù negli spogliatoi in questi casi, cosa si dice? No, onestamente me le sono tenute perché sarebbe troppo facile come sparare sulla Croce Rossa. No? Eh, l'errore c'è, ne discuteremo, però nel caso adesso a caldo di andare a, a mettere coltello la piaga, non è giusto, sono... Sono errori di ragazzi che comunque sono in crescita, questa squadra come ho detto tante volte non è stata costruita per, quindi ci sono dei giocatori magari più esperti e dei giocatori che invece devono ancora fare la loro crescita, quindi chiaro che bisogna sottolineare gli errori, però è altrettanto chiaro che non si può pretendere che crescano in cinque giorni. Solo. Infatti episodi a parte, qui ci sono tante spunte positive da questa gara da mister ma Io direi di sì, sono contento che, lo, che, che lei lo dica, sì. infatti non sono, non sono arrabbiato per la prestazione della squadra e non la metto assolutamente sul piano della partita di Novara che poi oltretutto non era stata giocata proprio così male però ovviamente gli errori erano stati direi molti di più, quindi cerchiamo di prendere quel dispositivo che c'è nella partita e ovviamente lavorare sugli errori. Una gara da recuperare potete ancora stare in alto? Ma sì, adesso non penso che la classifica si decide, questi sono campionati equilibrati, secondo me si deciderà a marzo-aprile, quindi bisogna avere la forza di rialzarsi, come succede, come deve succedere tutte le volte che si cade, e basta testa bassa, lavorare e cercare di migliorare. Ciao Sampdorzini, il Como esce sconfitto dal terreno del mercante, una partita combattuta a viso aperto nel primo tempo, nel secondo invece avete concesso troppo e troppa ingenuità magari. Sì, sapevamo che sarebbe stata una partita così, perché il Bassano, se è primo, merita di essere lì. Noi abbiamo fatto i nostri punti fino adesso, e quindi sapevamo che sarebbe stata una bellissima partita. Sicuramente, sotto il piano dell'intensità e della voglia, è stata giocata benissimo da tutte le parti. Poi eravamo sicuri che gli episodi avrebbero condizionato la partita tra due ottime squadre, e così è stato. Vi siete trovati in superiorità numerica nel secondo tempo? Lì forse potevate fare qualcosa in più? Sì, quello è stato il nostro grande errore della giornata, probabilmente, essere in superiorità numerica potevamo anche con calma arrivare a giocarci gli ultimi quarto d'ora, quando probabilmente il Bassano si sarebbe abbassato giustamente per difendere lo 0-0, così non è stato, quindi valuteremo i nostri errori. Dopo la brutta sconfitta di Novara, avete fatto vedere questa sera che il como c'è e da qui forse bisogna ripartire? Sì, è un mesetto così per noi. Non prendiamo magari tiri in porta e subiamo 5 con le due partite. A Novara mi sembrava che, come dici tu giustamente, lo schiaffo era stato molto più, più forte. Questa, questa partita è una partita giocata da tutte e due le squadre. È andata bene al Bassano, giustamente in merito loro. Il Bassano non ve l'aspettavate così? Come avevate preparato la partita? Ma Io penso sinceramente, avendolo già visto giocare più volte per ex compagni, che il Bassano sia una delle squadre che gioca il più bel calcio in questo girone, che non ha magari grandissimi nomi come noi, non, non ha speso tantissimo, però è un'entità, un allenatore che ha il suo gioco, le sue idee, che sono magari poche ma chiare e lucide, fanno le cose fatte bene e poi se vincono merito loro. La vostra posizione in classifica è ancora buona, la vittoria con la Cremonese in recupero potrebbe dare nuova linfa a questo Como? Sì, sì, certo, adesso la classifica è quasi assurdo parlarne perché in sette siamo davvero in tre punti, quindi con i recuperi si potrebbe aggiustare, ma il discorso da fare è che bisogna migliorare e crescere nonostante la sconfitta probabilmente qualcosa si è visto. Adesso vi toccherà Lumezzana nella prossima partita, un'altra partita. Che potete portare a casa vista le difficoltà del Mezzano in questo momento? Sì, anche se ha vinto l'altro giorno. È una squadra che sicuramente sarà meno pronta del Bassano di stasera, quindi proveremo a sfruttare la, il favore della, del pronostico in casa e proveremo a vincere in casa. Mister, una sofferenza anche questa sera, ormai partiamo sempre parlando di sofferenza, un Bassano che rimane in 10 a fine primo tempo e riesce a vincere. Insomma, grande cuore un'altra volta. Guarda, io credo che nella, nella carriera di, dei giocatori, ma anche degli allenatori, ti rimangono certe partite eh, per un motivo e per un altro, oggi, oggi questa rimarrà, mi sono emozionato veramente eh, per quello che hanno fatto i ragazzi, è veramente andato, andato tutto, eh, giocando a volte mh, veramente con dei fraseggi, con delle giocate bellissime, sono veramente contento ed è una partita che, che non si può dimenticare, rimarrà poi oltretutto l'abbiamo anche vinta, tutte le situazioni più o meno, qualcuna fortunosa, altra meno, però comunque... E I ragazzi per l'ennesima volta hanno dimostrato quanto ci tengono a questa maglia, quanto ci tengono a far bene e noi scendiamo in campo sempre con quella serenità, con quella voglia, con, quella, con quello spirito. Di, di voler sempre stupire so, soprattutto loro, i ragazzi vogliono stupire prima cosa loro stessi e perché comunque sono dei ragazzi, qualcuno ancora abbastanza giovane per, per sperare, puntare al calcio quello, quello vero uh, e quindi si stanno giocando delle carte importanti, sono contento però prima viene la squadra, viene il Bassano e, e poi si vedrà Abbiamo visto Furnano uscire estremato lo stesso gli altri cambi questo significa che hanno veramente dato tutto in campo alla causa del Bassano sì, sì, ma questo indipendentemente dalla, dal fatto che hai dato tutto, io credo che un giocatore deve, indipendentemente da, dalle situazioni, dare tutto, siamo rimasti in 10, quindi dovevi dare qualcosina in più. Ma sì, citare Furlano oggi credo che sia abbastanza facile un po' per tutti perché ha fatto qualcosa di, di straordinario in certi momenti, cose veramente da, di categoria superiore, ma lui ma anche altri, sono stati tutti fantastici e portiamo a casa questa vittoria davanti ad un pubblico veramente numeroso, un pubblico veramente che ha stupito tutti quanti, ci siamo emozionati, li abbiamo fatti emozionare, ma sappiamo benissimo qual è la strada, una strada lunga, una strada tortuosa, ma cerchiamo di godercela sempre fino alla fine. Una vittoria che vale una volta, ancora di più il primato in classifica. Conterà poco, però insomma si va a detto più tranquilli sotto questo punto di vista. Sì, però lo sai, adesso eh, si ritorna su questa, su, su, su questo tantama del fatto che siamo primi, dobbiamo... Io non voglio fare quello da, pom ciao, da, da pompiere e, e spegnere tutti questi entusiasmi. Ci sono, devono rimanere, però eh, sappiamo quale, quali sono i nostri obiettivi: è eh, eh, giocare domenica dopo domenica e cerca di far bene, fare più punti possibili e poi vedremo più avanti quale sarà la, la situazione, ma non cambia quelli che sono i nostri, i nostri progetti iniziali, però non c'è dubbio che la cosa piacevole è vedere certi ragazzi che stanno crescendo giorno dopo giorno, partita dopo partita e questo per un allenatore è, è, è un senso di, di, di orgoglio perché stanno lavorando bene, si applicano, vogliono migliorarsi e questo a me fa piacere. Un'ultima cosa, abbiamo visto che hai cambiato modulo nel corso della partita. Questo è un dato importante, perché vi siete prima eh, dovuti difendere l'espressione le di Petri Biasi, e poi, insomma, hai cambiato due volte. Quindi questo significa che si adattano bene a questo gioco, sì, sì, hai visto bene noi finché è uscito eh, Stefano anche gli ultimi minuti, ma anche l'iniziale. Eh, abbiamo fatto 4-4-1 con non l'unica punta e ti dico abbiamo fatto meglio per assurdo che non quando eravamo in 10 no, abbiamo fatto bene lo stesso anche prima eh, però vedevo che anche in meno potevamo creare, abbiamo creato e una volta che abbiamo fatto il gol ho messo ingegneri e abbiamo fatto il 5-3-1 eh, perché loro incominciavano a buttare queste palle lunghe e noi avere un centrale in più come ingegneri sono veramente contento per lui perché ha fatto eh, quel spezzone di gara importante eh, anche per la sua condizione fisica a livello anche mentale perché non è facile stare fuori così tanto tempo per vari infortuni e sono contento per lui per la squadra per come ha risposto e adesso, adesso ce la godiamo ma domani già pensiamo a Venezia perché eh, ahimè avremo tanti giocatori fuori e come ben sapete tra i diffidati infortunati e già lavoreremo eh, per quello che sarà eh, l, l, questo incontro che ci teniamo tanto, eh, però come oggi mi auguro e spero come chi gioca meno ogni volta dal suo contributo e eh, domenica ci sarà l'occasione per altri giocatori. Infatti è un peccato perché noi e Bizzotto sono stati ammuniti su due casi fortuiti, diciamo noi, e sono diffidati, è un peccato. Sì, guarda io credo che, che oggi ci possiamo lamentare tutti noi, loro, la gente, i giocatori ma sia in maniera positiva che in maniera negativa quindi credo che una volta per tutte veramente in certe situazioni è meglio non, non, non parlarne dell'arbitro, degli assistenti e tutto quello che hanno visto lo, lo portiamo a casa tra virgolette con delle situazioni magari a favore e contro però oggi è stata così e però rimane il fatto che domenica avremo parecchi giocatori fuori. Simone, sei stato mina vagante in campo per tutta la partita, hai messo in grossa difficoltà il Como, sono arrivati tre punti importantissimi. Sì, erano era fondamentali questi tre punti perché sapevamo che ci dava quel qualcosa in più a livello di classifica, staccando, prendendo qualche punto ancora da quelli dietro, che è la cosa principale, poi si sa, c'era questo stimolo in più per raggiungere di nuovo il primo posto e diciamo che... È, Ce l'abbiamo portata a casa. Hai fatto grandi giocate. Questo significa che il tuo stato di forma è molto, molto buono. Tu come ti senti? No, sto bene, dai, sto bene. Spero di poter dare ancora di più perché, comunque, ancora non ho segnato in casa. Quindi mi piacerebbe fare anche gol, esultare eh, col pubblico e tutto. Però, sì, no, dai, sto bene. Ma come stanno bene anche gli altri oggi? tutti i miei compagni, ho visto anche chi è entrato dopo, avevamo un obiettivo soltanto, era quello di vincere la partita a tutti i costi e tutti hanno dato il 110%, non sono convinto, infatti sono contento del, del mio gruppo, dei, dei ragazzi, di tutto L'esposizione di Pietribiase ha fatto tremare il pubblico, gli sembrava che la partita cambiasse invece addirittura avete fatto meglio in 10 contro 11 ma è Come era successo contro, contro il Pavia? Eravamo rimasti in 10, eppure avevamo fatto la partita noi. Io adesso non so dirti se c'era o non c'era l'espulsione: tutto. Però, sì, è vero, noi, nonostante è un po' il nostro pregio, dai, anche se siamo uno in meno, non, eh, non ci scomponiamo, cerchiamo sempre di fare le cose che dobbiamo fare, sempre con un obiettivo che era quello di portare i maggiori punti possibili a casa. Adesso si va a Venezia per un derby di altri tempi e lì insomma, bisogna sfoderare un'altra bella prestazione. È una partita difficile anche quella, perché comunque ha appena cambiato allenatore, anche loro da poco è un buon gruppo, una buona squadra. C'è da fare come al solito la partita. Noi cercheremo di fare quello che, sappiamo, quello che sappiamo fare meglio, cioè imporci e fare il nostro gioco stando alti e tutto senza aver timore di nessuno. Massimo rispetto sempre, però timore di nessuno e cerchiamo appunto di portare anche lì il, il risultato a casa cercando di tenere sempre dietro comunque squadre importanti come lo stesso Venezia. Andrea, oggi è stato il tuo esordio ufficiale in campionato nella bella vittoria contro il Como, insomma una serata positiva per tutti questa. Sì, una gran bella settimana perché venivamo da due settimane in cui non giocavamo, perché venivamo dalla partita con l'Alessandria che non si è disputata, eh, ci tenevamo molto a far bene in settimana perché il Mister l'aveva data una, una partita molto difficile, ci aveva caricato e ci aveva detto di essere molto determinati. La partita si è messa in, molto, in modo difficile sin dal primo tempo con l'espulsione di Pietri Biasi. E sin dall'inizio era in salita per noi e solo dopo con la forza della determinazione siamo riusciti a portarla a casa. Un como che si è dimostrato molto duro rispetto alla sconfitta che ha subito contro il Novara. Vi aspettavate un como così offensivo? Sì, assolutamente. Gli eh, avevamo studiati sin dall'inizio della settimana, avevamo visto che comunque si difendevano bene a tre e attaccavano molto bene perché avevano fatto molti gol, 20 gol mi pare. E abbiamo lavorato su questo e devo dire che abbiamo fatto un bel lavoro. Nel corso della partita c'è stato il cambio di modulo con il tuo ingresso, una difesa a 5, insomma un Bassano che sa anche reinventarsi durante la partita, questo è un altro bel dato per voi. Sì, è importante saper cambiare modulo durante il corso della partita, il mister lavora anche su questo durante la settimana e ci siamo fatti trovare pronti. Siete ancora in vetta della classifica, questa è una soddisfazione insomma che... Che vale da tenersi stretta. Sì, siamo molto contenti di essere là davanti, però non pensiamo di essere primi o quant'altro, noi pensiamo a divertirci a vincere le più partite possibili e quando conquisteremo la salvezza allora potremo benissimo divertirci. Anche perché adesso vi aspetta un bis di derby, prima Venezia e dopo Real Vicenza, quindi insomma bisogna vincere. Sì, adesso abbiamo un bel tour del force, cercheremo di eh, prepararci al meglio per queste partite e ce la metteremo tutta.